Ciao, sono Marco, il mio canale si chiama Marcone Enduro. Oggi siamo qui per montare una mousse molto particolare e vedremo come. Grazie all'importatore Kite avremo la possibilità di montare la Melfu Mousse TCS, Tube Channel System. La sua particolarità, l'ho detto già in un altro video, è quella di avere una predisposizione nella parte interna del diametro della mousse, un incavo che accoglie una camera d'aria piccola con uno spessore di 4 mm, quindi molto resistente, per adattarla ai vari tipi di terreni, allo stato di usura della mousse e alle preferenze del pilota. Quindi è una mousse molto versatile, con una grande durata molto più lunga rispetto a una mousse tradizionale. Quindi per tutte queste peculiarità ho voluto provarla e adesso andiamo a vedere come si monta. Questa è la mousse gentilmente fornita da Kite per fare un test innanzitutto di montaggio e poi vedremo insieme come si comporta in fuoristrada. Questa è la nostra mousse, abbiamo la camera all'interno, come vedete ho appena finito di ingrassare con il grasso fornito nel kit, un pennello per aiutarmi a distribuirlo perfettamente all'interno della sede della camera. Questo passaggio è completato. Per montare la mousse dobbiamo ingrassare anche l'interno con il nostro grasso al silicone del copertone, cercando di spargerlo nel miglior modo possibile, in modo tale che sia tutta la superficie interna ben ingrassata. Se non vi basta una confezione, è meglio averne due. Quindi procuratevene una in più, in modo tale da non dover interrompere il lavoro a metà. Un'altra tips, un altro consiglio è quello di fare un giro di nastro intorno alla mousse, perché questo labbro sottile potrebbe, quando inseriamo il fermacopertone tra cerchio e copertone, spostarsi e quindi crearci dei problemi o danneggiarci, la nostra mousse. Quindi, posizioniamo la valvola su uno dei due fori del cerchio, andiamo a vedere dov'è l'altro foro, che è quello destinato al fermacopertone, e facciamo semplicemente un giro di nastro telato sopra. Questo poi col tempo andrà a rompersi, a distruggersi e quindi non ci creerà nessun tipo di problema. Ora andiamo a inserire la nostra mousse all'interno del copertone. Schiacciamo leggermente verso terra il copertone e spingiamo con forza. Allora, il segreto è far entrare la mousse tutta nella sede all'interno del nostro copertone. Qua abbiamo la nostra valvola, per prima cosa la inseriamo all'interno del suo foro. Inseriamo anche il fermovalvola delicatamente. Un altro accorgimento è quello di sfilare l'interno della valvola, svitarlo e far fuoriuscire tutta la pressione dalla camerina, in modo tale che poi avremo zero aria all'interno e quindi questo ci faciliterà ulteriormente il montaggio.
primo lato è andato. Adesso mettiamo dentro per prima cosa il fermo copertone. Allora inseriamo anche l'ultima parte del copertone, controlliamo il nostro fermo copertone, il vantaggio di avere lo smontagomme che ha una posizione apposta per il fermo copertone, vediamo se il nostro fermo copertone è libero, cioè se sale, si muove in questo senso, questo vuol dire che è sotto al bordo, al tallone del copertone. Leviamo la ruota dello smontabus. Una volta completato l'inserimento della mousse e del copertone sul cerchione, io per far adattare bene il copertone e farlo stallonare correttamente lo gonfio a una pressione più alta del dovuto, in modo tale che le pareti del copertone riescano a tallonare, si dice, che vengano fuori. Vediamo qua per esempio un dettaglio: il copertone a questo punto è nella posizione corretta perché questo bordino che vediamo qua è fuoriuscito. Per esempio qui invece deve tallonare meglio perché è troppo all'interno. Gonfiandola riusciamo a portarlo fuori. Anche quando montate una mousse normale consiglio di mantenere all'interno del copertone una valvola, chiamiamola fittizia, praticamente ritagliata da una vecchia camera d'aria, viene fissata con la sua rondellina al cerchio, in modo tale che quando noi montiamo la mousse, questa valvola, anche se non è collegata a nessuna camera, ci aiuta a fare lo stesso lavoro, cioè a portarlo dentro. Okay. Come vedete non sono un grande esperto di montaggio di mousse, però questo vuol dire che se ce la faccio io ce la possono fare anche tutti gli altri.